Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento al Geometeorologico. Questa settimana dobbiamo segnalare il previsto abbassamento di temperatura, che è stato molto intenso, in quanto nel fine settimana abbiamo registrato questo ingresso di aria di origine artica dalla via balcanica, che ha coinvolto maggiormente il Materano, il Lavellese e quindi anche il Metapontino, causando degli abbassamenti di temperatura importanti, quindi con temperature minime che sono scese nel Metapontino, ad esempio intorno a meno 2 gradi, con delle massime che non hanno superato i 7-8 gradi. Dicevo, un altro abbassamento di temperatura che invece ha interessato la prima parte che è avvenuto nella prima parte della settimana, che ha interessato maggiormente l'area tirrenica e quindi anche il subappennino lucano, in quanto area sempre di origine artica è entrata invece dal versante tirrenico e ha causato un abbassamento di temperatura con quindi abbassamenti di temperatura importanti e quindi anche precipitazioni nevose nell'area del Potentino, quindi nel subappennino lucano. Quindi è chiaro che lì abbassamenti di temperatura sono stati ancora più importanti, quindi con temperature minime scese anche a meno 5, meno 6 gradi, mentre invece nell'Avellese, nel Materano, nel Metapontino, lì abbiamo avuto soltanto alcuni eventi piovosi frammisti a neve, quindi leggermente meno importanti. Cosa dire? Nei prossimi giorni avremo ingresso di aria comunque più calda, quindi, ma anche più umida perché proviene dalle versanti sud occidentali, che causerà un leggero incremento delle temperature e un riallineamento di queste ai valori stagionali. È chiaro che in questa settimana abbiamo avuto un deciso incremento delle ore in freddo nel Metapontino, infatti abbiamo raggiunto dei valori intorno a circa 300 ore inferiore a 7 gradi e invece 720 unità di freddo con il metodo chilling. Con questo concluso, arrivederci al prossimo appuntamento.